meno di un mese dalle elezioni regionali, questa mattina ad Ancona verranno presentati i candidati della lista Rinasci Marche Mangialardi Presidente. Si tratta di un gruppo che riunisce Più Europa, Civici e Verdi. Una giornata importante, oggi vengono annunciati ufficialmente tutti i candidati di Rinasci Marche. Già dal nome di questo gruppo, insomma, si evince il vostro obiettivo. Mettiamo al centro del nostro programma e di questa lista di candidati lo sviluppo sostenibile, quindi rinasciamo attraverso un nuovo modello di pensare alle Marche come lo è stato durante il Rinascimento. Ci siamo ispirati e evocati a questo nome perché nel Rinascimento italiano e marchigiano partì dopo il Medioevo un nuovo modo di concepire il mondo, di concepire l'arte, la cultura, e quindi questo movimento ci ha portato ad essere nel mondo il riferimento culturale. Voglio ricordare che in questo periodo storico è stato prodotto l'80% delle produzioni culturali mondiali, e lo è stato fatto proprio in questo territorio, in questo lembo di terra che va tra Marche, Umbria e Toscana. Quindi vediamo che giacimenti naturali hanno contaminato, sarei dire, positivamente questi grandi artisti che hanno rappresentato poi in tutto il mondo la meraviglia della natura, dell'arte e del territorio. Ecco perché ripartire dai giacimenti naturali, dalla vocazione territoriale, per creare un nuovo modello di sviluppo. Immaginate cosa significhi puntare sulla valorizzazione del turismo outdoor delle Marche, non solo il turismo balneare, che è già una fetta di turismo importante che incrementa il PIL della regione, ma utilizzando il nostro territorio, quindi utilizzando il turismo outdoor, i percorsi di fede, le ippovie, il trekking, le bike e quant'altro, si può veramente rilanciare questo territorio straordinario, per poi coniugarlo con l'agroalimentare, quindi cultura e agricoltura sono il pilastro della nuova proposta politica. Senza sviluppo sostenibile non ci può essere sviluppo, e quindi questa mattina siamo qui per ribadirlo con i nostri candidati che chiaramente si muoveranno in questo solco, sostenendo Mangialardi, che già ha fatto tanto. Vorrei ricordare che alla guida dell'ANCI ha messo insieme più di 150 comuni sulla transizione energetica e sulle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici. Quindi questo è il nostro motto per presentarci alle Marche, per renderla più ecologica, più sostenibile e più a misura d'uomo. Mancano poche settimane dalle elezioni, quindi un appello ai cittadini? Noi chiediamo non un voto personale, ma chiediamo un voto per i nostri progetti. Quindi il 20 e 21 settembre mettete una X su Rinasci Marche, e chiaramente questo è un voto per voi, non tanto per noi, per portare avanti quello che abbiamo fatto fin d'ora. Che cosa l'ha spinta a candidarsi per queste elezioni regionali? Non potevo dire di no, mi è stata offerta, mi è stata proposta, non potevo dire di no, sia perché mi sono sempre occupato della cosa pubblica, ma è la prima volta che mi candido a delle elezioni. Da almeno 40 anni sono un simpatizzante radicale, ho dato una mano alla nascita di Più Europa due anni e mezzo fa, e quindi sono in gioco per questo, ma soprattutto sono candidato perché ho un obiettivo, ho un programma, uno solo, un solo punto di programma, ed è lo stesso che ho da sempre sostanzialmente, da appunto da almeno 40 anni, che è questo: salvaguardare, ripristinare e valorizzare i beni culturali che abbiamo nella provincia di Pesaro Urbino in particolare e nelle Marche più in generale. Io ho fatto un breve censimento, ho trovato nella nostra provincia di Pesaro Urbino, noi siamo 360.000 persone in tutto, quindi pochissimi, come un quartiere di Roma o di Milano, abbiamo 50 eccellenze, cioè 50 località, tutte quante dotate di una chiesa importante, di un castello, di una rocca, di un affresco, di quadri, eccetera, che potrebbero diventare la nostra risorsa fondamentale. È possibile farlo per due motivi: abbiamo le qualità individuali, personali per farlo, abbiamo nelle Marche 4 università e 2 accademie di belle arti, e i giovani laureati potrebbero lavorare a questo, in tanti, abbiamo le maestranze qualificate per fare il lavoro manuale necessario per la riqualificazione, e abbiamo i soldi
perché possiamo attingere ai finanziamenti europei. Non sono nella provincia di Pesaro Urbino, perlomeno non sono stati mai chiesti fondi europei per i beni culturali, e ora che lo facciamo, ora possiamo farlo. Di mestiere mi sono sempre occupato di cinema e sono un docente di ruolo dell'Accademia delle Belle Arti, adesso Urbino, e quindi credo di sapere, per quanto riguarda le Belle Arti, cosa si potrebbe fare. Ecco, sappiate che è possibile una rinascita economica, cioè del benessere, del lavoro, del reddito degli abitanti di questa regione e di questa provincia in particolare, grazie ai beni culturali. Non si tratta di dire vi piace la bellezza, non vi piace la bellezza, non mi interessa. Mi interessa che questa provincia e questa regione potrebbero risorgere. L'assessore di Pergola, candidata consigliera della Regione Marche, perché questa scelta? Perché credo, ritengo che il cambiamento non possiamo pretendere che ci arrivi sempre dall'alto e che ce lo porti qualcun altro. Così come ho deciso di spendermi in prima persona, di metterci la faccia maggio 2019, quando ho deciso di partecipare alle elezioni comunali nel mio comune di Pergola, adesso a distanza di circa un anno e qualche mese ho deciso di affrontare anche questa tornata elettorale più importante, perché vorrei innanzitutto perché mi sono appassionata di politica, ma soprattutto perché vorrei rappresentare il mio territorio. In questo anno di amministrazione locale ho capito che si può stare in comune dalla mattina alla sera, ma se non si hanno contatti, relazioni con i livelli più alti, soprattutto con i centri decisionali, si può fare ben poco. Quindi io vorrei portare le istanze dell'entroterra, queste bellissime aree interne che purtroppo sono state da sempre e da tutti dimenticate ed abbandonate, perché ritengo che occorre assolutamente accorciare quella distanza, quella sperequazione che c'è tra costa e dentroterra. Tra l'altro la pandemia ha messo in evidenza che noi abbiamo tantissime carte da giocare, abbiamo tantissime risorse da poter anche apportare alla costa, quindi non più una semplice appendice ma un valore aggiunto per la costa. Quindi vorrei ridurre il divario che c'è tra i centri urbani e i piccoli borghi, e soprattutto portare anche quella che è la mia capacità di unire. Ho dimostrato, e sono molto orgogliosa di questa cosa, di riuscire a mettere insieme 12 comuni per il patto dei sindaci, creando il joint più grande delle Marche su due province. Dobbiamo insieme ragionare una logica di sistema e soprattutto cercare di sollecitare il governo centrale affinché questo isolamento passivo in cui le nostre aree interne sono state finora possa diventare un isolamento attivo. Grazie. Questa mattina la presentazione ufficiale, su che cosa punterà la sua campagna elettorale? Allora, sicuramente su tutti i valori che questa lista civica può racchiudere, perché è uno dei motivi per cui ho deciso di candidarmi in questa lista. E, allora, sono sei, principalmente la sostenibilità, l'inclusione, l'innovazione, la digitalizzazione, ambiente e territorio. Io voglio soffermarmi sui primi due perché sono i due concetti in merito ai quali la mia storia personale e anche adesso politica parla da sola. La sostenibilità è intesa in senso universale come valore, nel senso che va applicata in ogni ambito della vita quotidiana, e in questo momento storico io la collego molto alla questione salute, perché la nostra provincia è stata fortemente colpita dalla pandemia. Ci sono degli studi che stanno approfondendo il rapporto tra il particolato e la diffusione dei virus, in particolare pandemici. Io sono anche presidente della
commissione, della quinta commissione che si occupa della salute nel mio comune, e quindi sto continuando ad attenzionare questo fenomeno, perché non possiamo più permetterci che succeda una cosa del genere nella nostra città e nella nostra provincia. Per quanto riguarda invece l'inclusione, voglio ricordare che io ho un'esperienza, io sono avvocato e un'esperienza di volontariato, e nel 2019 ho aperto per la nostra provincia, con sede a Pesaro, una filiale dell'Associazione Nazionale Onlus Avvocato di Strada, perché per me è molto importante che tutte le categorie sottorappresentate possano accedere quantomeno al servizio legale, ma possano avere voce. Per me il ruolo di amministrazione di un territorio pubblico è un ruolo importante, quindi bisogna dargli l'importanza che ha. E questa scelta deriva da una consapevolezza. Noi abbiamo bisogno di un cambiamento serio, strutturale, e questo cambiamento serio, strutturale può avvenire solo cambiando mentalità, cambiando forma mentis. Se purtroppo non ho avuto l'impressione che questo reale cambiamento ci fosse stato in altre proposte, ma magari sbaglio io. Allora mi sono permessa nel mio piccolo di proporre quello che poi è la stessa cosa che ci dice l'Europa, la stessa cosa che dicono i Verdi, che dice più Europa, che dicono i civici, e cioè puntare su ambiente digitale e sociale. Ma non è uno slogan, perché detto così sembra lo slogan, in realtà possono diventare un traino importante per l'economia. Se noi andiamo a vedere i progetti, li vedete velocemente, dal 2011 al 2018, che in Europa hanno creato impresa grazie ai fondi europei, sono progetti veri, nati sfruttando quelli che sono queste tre tematiche: ambiente, digitale e sociale. Noi abbiamo l'emergenza idrica, ecco che sono nate delle imprese che sviluppano sistemi per ottimizzare il consumo idrico, e nel nostro territorio è importantissimo, e i territori dell'interno lo sanno molto bene. Vogliamo diminuire i costi di un'azienda? Possiamo diminuirli fino a un 20% ottimizzando le risorse ambientali, ma questo lo possiamo fare anche con una digitalizzazione seria. La digitalizzazione ci deve servire anche per migliorare quello che è il servizio sanitario, perché ha tantissimi problemi, ma ricordiamoci che è assolutamente vecchio nella sua amministrazione e gestione, ma questo è evidente a tutti, non è che lo dico io perché sono particolarmente acuta nell'osservazione, è una cosa palese. Quindi ambiente digitale e sociale. Il sociale poi è fondamentale, io lo vedo in prima persona dopo il Covid, gli asili chiusi, strutture sanitarie chiuse sono un problema per poter continuare a lavorare, a produrre, e in più è un carico emotivo molto grosso. Quindi ricordiamoci che queste sono le parole chiave per lo sviluppo, ma lo sviluppo deve partire da noi in maniera seria e intelligente, altrimenti restano tre parole slogan che appiccichiamo in dei progetti fantocce e non servono a niente. E io penso che questa lista civica abbia realmente capito che il cambiamento deve essere strutturale. Io sono un politico attivo nuovo, l'ho sempre fatta dietro le quinte per altri, mi sono impegnato nella mia attività lavorativa che ho appena compiuto quasi esclusivamente nel sindacato, e partecipavo a costanti riunioni per il settore pubblico, per rinnovi contrattuali e per quanto era connesso. Ho finito la mia attività lavorativa il 31/12/2019, ho lavorato per 42 anni e oltre nel mondo giudiziario, io sono un funzionario giudiziario neopensionato, e mi è stata data questa possibilità di candidarmi, e ne sono stato orgoglioso e credo di fare la mia parte in maniera professionale con tanta passione, come ho svolto la mia attività lavorativa, nella quale ho ricoperto negli ultimi anni, oltre alla responsabilità di vari settori, anche quella della cancelleria fallimentare. Chi la conosce sa che è molto vicina al mondo produttivo, alle attività commerciali e
alle industrie, piccole e medie aziende, che sono le ricchezze della nostra regione. Noi siamo una regione piccola in cui le vere industrie sono pochissime e quindi però sappiamo anche che la piccola e media azienda, imprenditoria è la ricchezza nazionale e soprattutto nella regione Marche. L'edilizia è di fatto sparita, speriamo che rinasca con le ristrutturazioni e con gli incentivi che lo Stato ha messo a disposizione in questo momento, però la vera edilizia, quella dove si vedevano imprenditorie importanti, le famose gru che bastava girarsi per le strade, non esiste più. Ed anche il mobile si è ridotto almeno di un buon 40%. Molte aziende anche importanti del pesarese sono sparite. Deve essere la regione molto più vicina a tutte le esigenze e deve dare prospettive raccogliendo le maggiori risorse interne ed europee per dare speranza a future imprenditorie giovanili, a energie alternative e sperare nel lavoro per i giovani. Ha detto che soltanto nelle Marche siete riusciti a fare una lista che comprendesse e riunisse, insomma, civici, ambientalisti e europeisti. Sì, in particolare l'esperimento, il laboratorio marchigiano per quel che riguarda più Europa è quello di una lista con i liberaldemocratici europeisti di più Europa, con gli ambientalisti sostenuti da un ceppo di civici, cioè di amministratori locali. Guardiamo a quello che accadrà in Italia nei prossimi anni. L'Italia è un paese in grave difficoltà, lo era, lo è a maggior ragione dopo il Covid, sta beneficiando di una straordinaria solidarietà europea e dobbiamo mettere in campo progetti sull'ambiente e sul digitale per il futuro dell'economia italiana. Per quanto riguarda le regionali, invece, ha detto che secondo lei Mangiarardi sarà più forte senza i 5 Stelle? Sì, perché l'alleanza in zona Cesarini, cioè a tempo scaduto, con il Movimento 5 Stelle avrebbe snaturato il progetto di Mangiarardi, sarebbe apparsa come una mucchiata contro qualcuno. E io credo che invece Mangiarardi abbia molte più chance oggi di battere Acquaroli con un progetto chiaro, non sommando cose contro, ma con tante energie per un progetto che, per quel che riguarda la lista animata da Più Europa e dai Verdi, è un progetto di rinascita. Rinasci Marche.